Questo che state per vedere è il primo dei quattro film che ho realizzato per la televisione. Ed è anche il primo incontro tra me e voi, perché fino ad oggi la mia attività si era rivolta esclusivamente al cinema. Quattro film, dunque. Quattro storie molto diverse le une dalle altre, dirette da quattro differenti registi, ma tutte percorse da un filo, un'atmosfera comune, e cioè l'angoscia, la paura, l'inquietudine e la divina suspense. Sono dei gialli, ma dei gialli alla maniera nuova, dei gialli diversi. Quanto a La porta sul buio, che è il titolo della serie, vi chiederete cosa vuol significare. Bene, vuol dire molte cose. Aprire una porta sull'ignoto, su ciò che non conosciamo e che perciò ci inquieta, ci fa paura. Ma per me vuol dire anche altre cose. Può capitare, ed è capitato una volta, anche una sola volta nella vita di una persona, di chiudersi una porta alle spalle e trovarsi in una stanza buia, cercare l'interruttore della luce e non trovarlo, provare a riaprire la porta e non poterlo fare, e dover stare lì, al buio, soli, per sempre. Ebbene, alcuni dei protagonisti delle nostre storie si sono chiusi in questa fatale porta alle spalle. Accidenti, è proprio rotta. E adesso che faccio? Scusate, mi si è guastata l'auto. Vi dispiace accompagnarmi fino al bivio? Grazie. Che bel bambino. Quanti mesi ha? 7. Andate al mare? Sì, abbiamo preso una casa sulla costa. Un posto tranquillo. Un po' troppo isolato, forse. Ma dai, non fare la bambina. Di che hai paura? Ha ragione. Anche io abito fuori città, in campagna. E le assicuro che non succede mai niente. Ah, sì? Lo vedi? Forse avete ragione voi due. Sì, si tolga dalla testa questi pensieri. Vedrà, sarà magnifico. Ah, ecco, sono arrivato. Potete lasciarmi qui. Accelera!
Basta! Credo proprio che non ci sia più niente da fare. Gira vuoto. Sei sicuro? Più insabbiata di così. Vuoi che scenda a darti una mano? No, ormai è affondata anche troppo. Certo che è proprio una Yel, la prima sera. Cambia forse qualcosa? No, è per lui. Ho paura che prenda freddo. No, ci sono pochi metri. E poi abbiamo delle coperte nel baule, no? Se occorrono. Spegni la radio. Sì. Prendi un paio di coperte. Ma è proprio necessario? No, ma stasera c'è il cervello di Frankenstein. Hai cambiato le pile? Sì, ma comunque lo puoi attaccare alla spina. E le valigie? Beh, torniamo dopo. Bene. Prendi tu il bambino? Sì. Che fa? Dorme come un angioletto. Ha preso da me. Andiamo. La nuova casa ci aspetta. Per le erbacce chiameremo un giardiniere. Che c'è? Mi era perso un grido. Sarà stato un uccello. È certo che vista così sembra un po' il castello di Dracula, eh? E noi saremo il suo spuntino. Vabbè. Però ci mancano i pipistrelli. Ah, quelli ci saranno certamente. Fanno un po' di atmosfera. Ecco qua. Queste sono le finestre del nostro appartamento. Solo due? Ah no, gira tutto intorno alla casa. Ah, e chi ci abita al piano di sopra? Ma all'agenzia mi hanno detto una coppia. E allora, che te ne sembra? Ma un po' troppo isolata, forse. Poi da rimettere a posto. Ma è la nostra prima casa e non bisogna far tanti difficili. E poi quello che conta siamo noi, e nostro figlio. Eh già. E poi sai, a quel prezzo era l'unica casa disponibile. E vedrai che ci porterà fortuna. E per il telefono? La linea non c'è ancora, però mi hanno garantito che la metteranno al più presto. Speriamo di sì. E beh, poi tanto ogni giorno dobbiamo andare in città, per cui... Madame? Ecco, da qui si entra nel nostro appartamento. E questa scala dove porta? Ah, lassù c'è l'altro appartamento, quello dei nostri vicini. Preferisco il nostro. E quella targhetta lì? Ah, niente. Sono i vecchi inquilini. Ecco fatto. Non si vede quasi niente. Hai ragione. Sia fatta la luce. Beh? Deve essere il settimo giorno della creazione, riposo. Ma no, dai, non c'è la luce. Ho proprio paura che quei villani dei vecchi inquilini non abbiano pagato la bolletta. L'avranno staccata. E allora, come facciamo? Lasciamo un po' socchiusa la porta, tanto domani vado in città a vedere. Beh, in fondo è un risparmio. Però erano dei bei porconi. Guarda in che stato l'hanno lasciata. Prima di tutto bisognerà fare una bella ripulita. Ah, ma vedrai che domani, vista con la luce, avrà già tutto un altro aspetto. E poi, aspetta che arrivino i mobili, no? Già. A proposito, a che ora viene Paolo con il camion? Domani mattina presto, alle 7, perché poi il camion serve alla ditta. Allora ci conviene andare a dormire subito. Sarà meglio. E per la luce però possiamo un po' rimediare.
E dovrei avere una candela in valigia. Vieni anche tu. E lui? Lascialo dormire qui. Tanto tra queste mura è al sicuro. Andiamo. Io solo resisto e rinnego il loro fluido inanimato. Io vivo in questo mondo che ho sognato e che ho alimentato. E il sole che illumina questo mondo è stato concepito. E così fa anche un po' di luce. Tienilo più basso se non vuoi svegliare il bambino. Ma se riesci a dormire anche con tutto quel baccano che facciamo a casa, scusa. Sì, ma bassalo lo stesso, dai. Che fai? Lo metto in una stanza più tranquilla, così potrà dormire in pace. Adesso ti porto la candela. Stefania? Steffi? Ma dove si è cacciata? Stefania? Ah, sei qui. Perché non mi rispondevi? Piano, che dorme. Mi sembra un po' troppo sporco per farlo dormire per terra. Ci penso io. Aspetta un momento. Ecco fatto. Mettiamogli anche le nostre coperte. Starà più caldo. Va bene, dormiremo per terra. Puoi chiederle a quelle di sopra. A quest'ora? Ma sono svegli, la luce era accesa. Proviamo. Luca. Sei tu, Luca?
Cos'hai? Niente, mi era parso di sentire un rumore. Ah, saranno i topi. Ho paura che domani dovremo organizzare una bella battuta. Già. E le coperte? Ho un bel villano. Non mi ha nemmeno fatto entrare. Ha risposto da dietro la porta. Non ho coperte. Ma non è possibile. E cosa devo fare? Strozzarlo? Dorme? È fino a domattina che lo sveglia. Oh, sta per cominciare il film. Non vieni? Sarà andata a fare quattro passi. Forse soffre di insonnia. Sarà. Certo che è un vicino un po' strano. Ma no. Ah, ecco Frankenstein. Hai paura? Ma non lo vedi che è un film comico? Sì, lo so, ma a me fa paura lo stesso. Su, dai. Vedi, è solo un attore truccato. E se ti metti paura anche per queste cose... Ce ne metti a morire, eh? Ci mettono sempre un sacco di tempo a morire nei film. Non solo nei film. Ah, lo so, lo so. Mi ricordo di una cosa che non scorderò mai. Sai, una volta ho visto un camion che si era spappolato contro un muro e la cabina era così schiacciata. No, mi basta il film. Ma certe storie, tienitele per te. Oh, guarda quel castello. Sembra quasi questa villa. E c'è pure una finestra accesa, come al piano di sopra. Sì, e il pipistrello è il nostro vicino. E beh, chi ti dice che non sia un vampiro? E sua moglie è una strega. Oh, Luca, sai che qualche volta penso che tu hai una deformazione professionale? Io? Ma figurati. Già, è il giornale per cui scrivi. Ma quelli sono mostri finti. Chiamali finti. A pagina 3 c'è Frankenstein che sgozza l'uomo lupo. A pagina 4 King Kong che sgranocchia un grattacielo. Ma se per te questo è normale... Ah no, il nostro è un giornaletto per ragazzi. Infatti tutti sanno che Frankenstein non è mai esistito. Compra invece un quotidiano. E che cosa leggi? Che il tuo vicino di casa tanto gentile ha ammazzato la moglie. E che il mondo è pieno di guerre. E questo, se permetti, è il vero schifo. Lo so. Ma io per mio figlio vorrei un mondo migliore. Accidenti. Che c'è? Hai visto? Ma sta solo affilando il bisturi. Ma non il film, la macchia. Quale macchia? Là, sul soffitto. Ah, non l'avevo vista prima. Eppure ci avevano garantito che non era una casa umida. Beh, pazienza. Vuol dire che metteremo una stufa in più. Guarda, si è allargata. Passami la candela. Ma questa non può essere soltanto umidità. La macchia è troppo grande. E poi non c'era quando siamo arrivati. Sarà meglio andare a parlare con quelli di sopra. Ma sono usciti, non hai sentito? Erano passi pesanti, di una persona sola. La signora sarà certamente su. Ma perché non risponde? È aperta.
Entriamo. Eh beh, certo. Guarda l'acqua che esce. E se no qui si allaga tutto. C'è nessuno? C'è nessuno? Io non trovo l'interruttore. È proprio scritto che stasera dobbiamo fare senza luce. Guarda quant'acqua. Ah, viene da lì. Luca. Che c'è? Niente, ma... Dai. Deve essere dal bagno. Che c'è? Ho schiacciato qualcosa col piede. Che cosa? Non lo so. Tutto qui. Ma di che hai paura? Questo posto mi mette i brividi. Facciamo presto. Oh, beh, sei proprio impressionabile, eh? Ma dove li hanno messi gli interruttori in questa casa? Quel babè ha dimenticato il rubinetto aperto. Ah, ecco la luce. Che c'è, Luca? Andiamo a mettere qualcosa sotto la ruota. Sì, aspetta, ti aiuto. Piglia dei sassi. Ecco, un momento. Dei rami, eh? Sì, tieni. Adesso proviamo. Vai, forza. Vai! Vai! Forza! Sto provando! Prova ancora! Non ce la faccio più. Mi sono spaccato le mani. E allora tentiamo di sollevarla. Ti aiuto io. Non vale la pena. Ti prego, Luca! Dai, allora vieni qui, dai. Solleva da lì. Bene. Attenta a non tagliarti. Al via. Via! Forza! Non ce la faccio più. Ma dove vai? Non serve a niente. Non c'è più niente da fare, vero? E che ne so? Andiamo a piedi, eh? Ma dove? Sulla spiaggia? E col bambino come facciamo? E allora dobbiamo restare. Tornare dentro. Ma che altro possiamo fare, scusa? L'auto non va. Dobbiamo far finta di niente, di non sapere. Dormiamo. Tanto domani mattina arriva Paolo col camion. Ma se quell'assassino ritorna e si accorge che abbiamo visto tutto, che facciamo? No, non può accorgersene. Non abbiamo toccato niente.
Va bene. Allora torniamo subito, abbiamo lasciato il bambino solo. Stefania. Che c'è ancora? Che ore sono? Me l'hai appena chiesto. Non passa mai il tempo. Tra qualche ora arriverà qui Paolo col camion. Non dobbiamo che aspettare. Se almeno ci fosse un telefono in questo maledetto posto. Stai calma. Non lasciarti prendere dal panico. Non è paura che uccida anche noi? Ma non dire sciocchezze. Io sì. Ho paura che lui torni e ci possa scoprire. Sarà un mostro, pure un pazzo. Uno che non si tira indietro. L'hai visto? Che cosa ha fatto la moglie? L'ha uccisa così, in quel modo. Dentro il bagno. Come se fosse niente. A volte mi sono chiesta come mi sarei sentita se il termine della mia vita non fosse più tanto lontano, fosse imminente, così come adesso. Io ho paura, Luca. Senti, Stefania, qui dentro siamo al sicuro. E poi domani mattina ci penserà Paolo ad avvertire la polizia. E quindi stai calma. Sì. È ancora buio. E io ho paura. Per te, per me e per nostro figlio. Siamo giovani. Ma che cosa abbiamo fatto di male? Questa casa è proprio maledetta. Calma, è solo il vento. Ma ce l'hai tu l'accendino? No. Dio mio, l'ho lasciato di sopra. Oh, no. Calmati. Vado a prenderlo. Ma sei pazzo! Se torna e lo trova di sopra in bagno, capirà che qualcuno è stato lì. Oh, Luca, non andare, ti scongiuro, non mi lasciare sola. Farò in un momento. Non ti preoccupare. Luca. Thank you.
scusi. Buonasera, signora. Che c'è? Io... Può scendere un momento? Ma certo. Ha bisogno di qualcosa? Io... Ho finito i fiammiferi. Ne ha uno per la candela? Siete senza luce? Sì. Mio marito è uscito un momento. Torna subito. Si è spenta la candela e io ho paura del buio. Oh, non deve. Qui non succede mai niente. Non si deve preoccupare. E poi può sempre chiamarmi. Sì, ma... Ha il fiammifero. Oh, mi dispiace, non fumo. Ma li ho di sopra. Che sciocco, li avevo in tasca. Dov'è la candela? È dentro. Li tenga. Le possono servire ancora. Grazie. Avrete un grande affare qui. Per rimettere a posto tutto. Noi non abbiamo fretta. La invidio. Lei è così giovane. Io invece non ho più tanto tempo. I vecchi inquilini non mi piacevano. Ficcavano il naso dappertutto. Lei invece... Mi sembra una persona a modo. Ma è suo marito? Ah, è uscito. Ma torna subito. Ah, va bene. No, la prego. Resti ancora qui. Io ho paura di restare sola, ecco. Dovrà abituarsi. Sì, ma... Che c'è? Quella macchia, non me ne ero accorto. Deve essere su da me. Devo avere lasciato aperto il rubinetto. Oh, ma è solo un po' d'acqua. Può rovinare tutto l'intonaco. Oh, mi creda, non ha importanza. Non ha importanza. Forse ha ragione lei. Sì. Non ha importanza. Dove ha detto che è suo marito? Ah, è... Lui è al mare. Devo andare. Luca, come hai fatto? Sono sceso dalla grondaia mentre... Luca! Luca! No.
Mi dispiace, signora, ma non posso fare altrimenti. Mi ci avete costretto voi. Ma che vi è venuto in mente di salire? Thank you.
Lei è molto in gamba, signora. Ma non serve a niente. Adesso ti porto tua moglie. Sai, ti risparmi un grande dolore. In ogni coppia, uno è sempre destinato a morire prima dell'altro. Per voi invece no. Buongiorno. I signori Poli? I nuovi inquilini? Sì. E la loro roba? Sì. Sono in casa? Temo proprio di no. Qui non è venuto nessuno. Ma come? Li ho sentiti ieri sera e mi hanno detto che sarebbero arrivati. Che cosa le devo dire? Qui non si è visto nessuno. Ma ne è proprio sicuro? In un posto come questo ci si accorge subito se arriva qualcuno. Ma io li ho visti caricare le valigie e preparare tutto per il bambino. Il bambino? Hanno un bambino? Sì. Di pochi mesi. Vi assicuro che qui non si è visto nessuno. Assolutamente. Non capisco. Sapevano che dovevamo arrivare. Ma comunque possiamo scaricare lo stesso. È aperto l'appartamento? Purtroppo no. E come si fa? Non lo so. Certo non possiamo lasciare la roba qui. Ma aspettiamo un po'. Arriveranno. Guarda che se tardiamo con la consegna, al principale poi glielo dici tu perché abbiamo preso il camion. Sì, sì, va bene. Chissà, avranno avuto noia con la macchina. Ma facciamo tardi. Beh, allora? Boh, mi sembra strano. Noi ci eravamo messi d'accordo così. Forse si potrebbe... No, andiamo. Si arrangeranno. Arrivederci. Arrivederci. Scusi, eh.